tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Stroncato dai carabinieri di Fano un fiorente giro di spaccio di droga destinato ai giovani. A Fenile di Fano le campane suonano per un quarto d'ora alle 4:45 del mattino, svegliando tutto il quartiere. Dopo la sentenza del Tribunale, la statua dell'Isippo ora è più vicina a Fano. Per Berardi si tratta di una doppia vittoria. A Marotta, una medusa grande con un pallone da calcio, pescata in mare da un gruppo di ragazzini. Palio delle Contrade, l'edizione di quest'anno, si presenta ricca di novità. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale sul canale 17 Occhio alla Notizia. Allora, cominciamo dalla cronaca. È stato stroncato dai carabinieri della compagnia di Fano un fiorente spaccio di droga, soprattutto indirizzato ai minori della città di Fano e delle zone limitrofe. Non si facevano nessuno scrupolo a spacciare droga, per lo più marijuana e cocaina, a minorenni davanti alle scuole o nei punti di maggior ritrovo, come il Pincio o la stazione dei treni. Enzino e Vapi, questi nomignoli dei principali indagati, ora però non potranno più farlo. Ci hanno pensato i carabinieri di Colli al Metauro, assieme ai colleghi di Monteporzio e della compagnia di Fano, coordinati dal tenente Luigi Grella, a stroncare il loro fiorente e redditizio traffico. In totale l'operazione Enzino e Vapi ha portato all'arresto di 7 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 6 figure minori, sempre con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e dal sequestro di oltre mezzo chilo di marijuana e un etto di cocaina pronta per essere tagliata in dosi. Numerosi gli adolescenti, oltre una ventina, che sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droga e saranno sottoposti ad uno specifico programma di recupero. A portare i militari sulle tracce degli spacciatori un sequestro di 50 grammi di marijuana 9 mesi fa a 4 minorenni di Monteporzio, segnalati poi alla procura dei minori di Ancona. Le indagini, ad opera dei carabinieri di Colli al Metauro, portano dritte dritte ad un pugliese, un giovane di 33 anni, domiciliato a Marotta, nome in codice Enzino, già nel mirino dei militari, il quale, pur essendo titolare di una modesta pensione, aveva ben deciso di aumentare le entrate, allestendo una fiorente attività di smercio di droga. Enzino viene beccato con 10 grammi di cocaina appena comperata a Calcinelli e scattano così per lui le manette, ma dopodiché viene subito rilasciato con l'obbligo di firma. Ma il lupo, si sa, perde il pelo ma non il vizio e così, in barba alle restrizioni del giudice, continua imperterrito nella sua azione di spaccio. Anzi, l'intensifica pure a tal punto da diventare ben presto il punto di riferimento di molti assuntori minorenni, sia di Fano che dei dintorni. Ma Enzino non lo sa che i carabinieri gli stanno alle calcagne e dopo un mese di pedinamenti ed il sequestro di numerose dosi appena cedute a una decina di acquirenti, sotto casa sua a Marotta scattano per lui nuovamente le manette, colto in flagrante, mentre vendeva 10 grammi di coca a 2 giovani, di cui uno minorenne. In casa sua i militari, dietro il forno, troveranno la sua Santa Barbara, 400 grammi di marijuana già in dosi, bilancini di precisione e sostanze per il taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Ora per il 33enne pugliese si sono aperte definitivamente le porte del carcere di Villa Fastigi. Con la fine in carcere dello spacciatore però non si sono chiuse le indagini, perché Enzino la roba la doveva pur prendere da qualcuno e quindi i militari hanno cercato il livello superiore della scala, il fornitore. E qui troviamo il secondo nome dell'inchiesta, Vapi, 24enne di origini macedoni ma residente a Calcinelli, che per tirare a campare fa lavoretti saltuari,
che secondo i carabinieri sarebbe il fornitore principale di Enzino, assieme ad un suo coetaneo albanese, arrestati entrambi nella zona di Colli al Metauro, di rientro da Perugia, dove erano appena stati a fare un carico di un etto di cocaina. Beccati anche i loro due, diciamo così per dire, portaborse, albanesi anche loro, uno in loro compagnia e l'altro beccato sotto l'arco d'Augusto mentre vendeva 4 dosi di cocaina a una cameriera fanese. Con l'operazione Enzino e Vapi i carabinieri hanno così stroncato una fiorente attività di spaccio soprattutto mirata ai minori, che aveva generato un giro di denaro da oltre 20.000 euro al mese. Domenica scorsa, invece, intorno alle 15.30, nei giardini di Rocca Costanza a Pesaro, nel giorno della mezzanotte bianca dei bambini, un uomo ha chiamato il 118 per segnalare che un suo conoscente era in overdose. Sul posto è intervenuta la squadra mobile locale. L'uomo, che nel frattempo si era ripreso dallo stato di incoscienza, è fuggito per evitare i poliziotti. Dei due consumatori non c'era più traccia, ma la polizia ha comunque predisposto una bonifica della zona così da rintracciare eventuali siringhe o materiali utilizzati dagli assuntori. Non è ancora chiaro se si trattasse di cocaina oppure di eroina. Adesso cambiamo argomento, perché domenica mattina le campane della chiesa di Fenile di Fano hanno iniziato a suonare per ben 15 minuti in un orario insolito alle 4.45 del mattino. Un orario insolito è un fatto che ha preoccupato non poco i residenti, le molte persone che nel quartiere lì abitano e non solo si sono recate in chiesa, ma hanno anche tempestato di messaggi il parroco. È stato probabilmente uno scherzo di cattivo gusto quello perpetrato ai danni della chiesa di Santi Pietro e Andrea a Fenile di Fano. Infatti qualcuno potrebbe aver manomesso l'impianto di comando automatico delle campane. Il fatto è successo domenica mattina, quando alle 4.45 un rintocco aritmico ha iniziato a ripetersi per 15 minuti. Il parroco, don Giuseppe Tinturi, ha allertato immediatamente la polizia, convinto che stesse succedendo qualcosa di insolito e che non si trattasse di un malfunzionamento. Alcuni residenti, invece, si sono recati all'istante in chiesa, pensando che si potesse trattare di un furto o che fosse stato un allarme lanciato dal sacerdote perché si sentiva male. Molti, poi, sono stati messaggi inviati a don Giuseppe per avere informazioni, ma soprattutto per accertarsi che stesse bene. Tanta solidarietà dunque da parte dei cittadini che non si spiegano il motivo di quanto accaduto. Il parroco questa mattina ci ha detto che per ora non sporgerà denuncia, ma avvierà degli accertamenti interni con dei tecnici privati per indagare su eventuali manomissioni. Infatti l'impianto non ha mai mostrato problemi, è sottoposto regolarmente a manutenzione e quello che fa dubitare i parrocchiani è il fatto che non appena sono arrivati gli agenti e i residenti del quartiere, le campane hanno smesso di suonare. Inoltre, nella stessa notte, due fedeli si trovavano nella cappellina per l'adorazione e non hanno visto nessuno entrare nella porta adiacente che dà nella stanza dove si trova l'impianto. Quindi, secondo gli esperti, potrebbe essere stato qualcuno che, dotato di un software particolare o anche semplicemente di un cellulare sofisticato, si sia divertito nel cuore della notte a manomettere l'impianto. Si riaccendono le speranze per rivedere il Lisippo a Fano, dove 50 anni fa, oltre 50 anni fa, fu pescato al largo della costa adriatica. È un'opera dal valore inestimabile il Lisippo, l'atleta vittorioso di proprietà del Getty Museum di Malibu, ritrovato a largo delle coste italiane, davanti a Fano, nel 1964. La statua bronzea è stata acquistata nel 1977 dal Museo Californiano per 3.950 milioni di dollari. Il professore Alberto Berardi, che con l'associazione Le 100 Città e la richiesta di confisca presentata nel 2007 dall'avvocato fanese Tullio Tonnini aveva dato il via alla procedura giudiziaria, da molti anni si batte per il suo rientro in Italia e tanti sono stati i processi perpetrati. Nel 2010 il GIP ha disposto il sequestro della statua e l'impugnazione del decreto ha dato luogo a una sentenza della Corte Costituzionale.
Venerdì scorso, l'8 giugno 2018, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro, Giacomo Gasparini, ha rigettato l'opposizione dei legali del Getty Museum contro la confisca della statua. Una vittoria doppia per i fanesi, sia a livello nazionale che internazionale, come afferma il professore Berardi. Dopo giorni, mesi, anni di attesa, abbiamo avuto per l'ennesima volta una presa di posizione dello Stato italiano, quindi non è più un discorso di Alberto Berardi, non è più un discorso delle 100 città, non è più neanche un discorso del comune dell'altro. Lo Stato dice che ci spetta spetta a noi la decisione di gestione dell'opera. E questo non era accaduto altre volte, ma hanno fatto ricorso e questa qui. La giustizia in Italia è lenta, eh? Comunque noi non molliamo, però non ci possono essere dei fanesi che dicono il contrario, non può essere, è una sciocchezza, è importantissimo anche per il livello nazionale, internazionale, perché quello che succede a noi spetta anche ad altre cose. Al Tag Hotel il commercialista Enrico Maria Regnier ha organizzato per oggi un convegno sul tema della privacy e noi oggi siamo andati ad ascoltare. Allora, l'argomento della privacy ultimamente sta entrando un po' a gamba tesa nella vita di tutti noi, siamo anche bombardati spesso da messaggi, quindi necessità di fare chiarezza su questo aspetto. Sì, assolutamente sì, la nostra struttura, il nostro gruppo si è ottimizzato ultimamente proprio per cercare di dare un servizio olistico a tutta la clientela con tante attività interprofessionali. Tra le varie attività c'è anche la procedura della privacy, che è il nuovo regolamento che è entrato in attuazione il 25 maggio. Chiaramente questa è una cosa che ha sconvolto il mondo dell'informazione, dei flussi dell'informazione, proprio a riguardo del fatto che siamo finalmente ritornati in possesso dei nostri dati. Mentre prima era necessario, no, avere un consenso per il trattamento dei dati, oggi invece tutte le aziende, bisogna fare molta attenzione per questo, devono assolutamente mappare il flusso delle comunicazioni, perché i datori di lavoro e comunque gli imprenditori sono responsabili, e oggi i controlli li fa la Guardia di Finanza, sono responsabili al trattamento dei dati. Assolutamente poi è diventata ancora più forte, perché abbiamo la parte offesa o comunque la parte interessata che può presentare denuncia al garante, quindi gratuitamente, quindi sotto questo profilo si innescano meccanismi di denuncia dove il garante entro un determinato tempo stabilito dalla norma deve per forza andare a valutare quelle che sono state le violazioni al flusso dei dati o comunque ai dati trattati, e sappiamo cosa poi ultimamente stiamo parlando con Facebook e con tutto quello che è venuto fuori, quindi oggi c'è veramente una mercanzia di dati incredibili. Ed ora guardate queste fotografie, sono state scattate da un nostro reporter di strada a Marotta di Mondolfo, in via Litoranea. Alcuni ragazzi, con l'aiuto dei genitori, hanno portato a riva questa medusa, che era già morta, grande come un pallone da calcio. E noi abbiamo sentito il professor Corrado Piccinetti del Laboratorio di Biologia Marina di Fano per chiedere informazioni su questa medusa, e il professor Piccinetti ci ha scritto dicendo: la medusa si chiama polmone di mare ed è frequente nel mare Adriatico, forma anche dei grandi gruppi e può causare problemi alla pesca del pesce azzurro, perché in quantità può sfondare le reti con il suo peso. Spesso nella parte inferiore, sotto l'ombrello, sono ospitati dei piccoli pesci quali sugherelli e bobe. È un componente normale della fauna marina in Adriatico e non è pericolosa. Passiamo alla pagina degli eventi, ci spostiamo a Sassonia, a Fano, perché ieri c'è stata la cerimonia della bandiera blu. Per la 18ª volta e la 14ª consecutiva, Fano riceve la bandiera blu dalla goletta verde.
Un traguardo affatto scontato nonostante i tanti interventi a tutela della costa e a salvaguardia degli arenili e i tanti milioni di euro stanziati. Non ancora, tutto è a posto. Non a caso ci sono alcune zone che non l'hanno ricevuta, ma le quali, visti i lavori effettuati, era scontato non la potessero ricevere. L'impegno da parte dell'amministrazione comunale è ora affinché questo non semplice percorso intrapreso non si interrompa, ma anzi riceva un ulteriore slancio sotto la spinta di questo onorevole risultato. Alla presenza delle cariche cittadine, civili e militari e dei funzionari preposti del comune, alle 11 di domenica mattina si è tenuta la cerimonia ufficiale con il vessillo blu issato sul pennone dell'anfiteatro Rastatt, sottolineato dalle note della banda cittadina. Sotto un sole cocente, un raggiante assessore al turismo, nonché vice sindaco Stefano Marchegiani, ha sottolineato la piena soddisfazione per questo traguardo, considerato che Fano fa così l'amplein, avendo già conquistato la bandiera arancione e la bandiera verde sul fronte dell'accoglienza. Siamo molto orgogliosi di questo, senza retorica diciamo che è un cammino che continua sempre, la qualità va monitorata, tanto lavoro ci resta da fare, lo sappiamo, però ce la mettiamo tutta in collegamento anche con la Regione e col Governo, perché queste sono opere che costano tanti soldi. Ricordo il sottopasso di Rio Crinaccio, il potenziamento del depuratore dello stesso Rio Crinaccio che esondava tutto, ricordo la difesa della costa della zona del Metauro Nord, ricordo gli scolmatori che sono stati portati all'aria per evitare esondazioni che avrebbero interdetto la balneazione in caso di pioggia, e poi gli imminenti lavori alla foce dell'Arzilla con la vasca di colmata che anche lì dovrebbero restituire una qualità delle acque alte nelle propaggini proprio del torrente. Quindi lavori strutturali, e noi siamo in questa sintonia anche con la FEB, che è la federazione appunto che ci segue, e ricordo che quest'anno proprio tra una settimana qui a Rasta ci sarà la celebrazione il 16 per la prima volta a Fano del conferimento delle bandiere blu nella Regione Marche. Quindi una bella festa che durerà fino a verso le 23 con spettacoli e colpi un po' di teatro per parlare sempre meglio della nostra città. E a Fenile di Fano invece si è conclusa la festa del fagiano e della fragola. Nonostante un fine settimana ricco di iniziative in città, si è conclusa ieri a Fenile di Fano l'edizione 2018 della Festa del Fagiano e della Fragola, a cui hanno partecipato numerose persone nelle giornate di sabato e domenica. L'evento, che si è svolto nel bellissimo parco della Fondazione Cante di Montevecchio, ha sfornato per i tanti intervenuti centinaia e centinaia di piatti a base di fagiano e di dolcissime fragole, e chiuso i battenti con l'orchestra spettacolo Luca Bergamini. Più che positivo, abbiamo saltato una serata, ma il tempo purtroppo è stato contrario, però sia ieri sera e stasera il clou finale, molta più gente di ieri sera, devo dire solo grazie, le cucine stanno sbaltellando tutto, praticamente quasi tutto finito, la gente ce n'è molto più di ieri sera, oggi abbiamo aumentato ancora i tavoli, ma comunque non è bastato lo stesso. Io mi auguro che anche per il futuro questa festa possa continuare nell'interesse di tutti, nell'interesse della città, del paese, dei Fenile e di tutta i dintorni. Quest'anno il Palio delle Contrade avrà un sacco di novità, e questa mattina c'è stata la presentazione in comune. Il Palio delle Contrade di Fano, per la sua quinta edizione, affronta una nuova sfida. Un cambiamento radicale di contenuti e di luogo dove ambientare la rievocazione, con nuovi giochi e giostre ed uno spostamento di data, ma senza tradire l'anima della manifestazione, che è la rievocazione storica con il massimo della fedeltà possibile, grazie alla continua collaborazione con la dottoressa Anna Falcioni, storica e docente dell'Università di Urbino.
Sarà sempre il periodo malatestiano fanese e le vicende di Pandolfo III Malatesta al centro della rievocazione, ma non più lo storico pellegrinaggio al santuario della Madonna del Ponte, bensì il suo terzo matrimonio con la terza moglie, di 40 anni più giovane di lui, Margherita Anna Guidi, dei Conti Guidi di Poppi, nel 1427, poco prima della sua morte. E nuova anche la location, dicevamo, non più la storica pineta di Ponte Metauro, ma la Rocca Malatestiana. Nuovo anche il periodo, non più luglio, ma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre. Quest'anno la sfida che loro vogliono lanciare, anche per motivarsi un pochino di più, visto che la rocca è stata restituita al pieno utilizzo, andare nelle propaggini della Rocca Malatestiana e della rocca stessa per mettere in scena elementi nuovi. Resta invariato il perno della rievocazione, ovvero la corsa all'anello, che sarà disputata nello scenografico fossato della rocca, ma saranno interessati anche altri spazi dalla manifestazione: l'area di parcheggio vicino all'Asur, dove verranno disputate alcune gare, parte di via Anolfi e di giardini adiacenti alla rocca. Questo per un maggior coinvolgimento di tutta la città, che è intrisa di tante testimonianze malatestiane, oltre alla rocca, le mura, le tombe della chiesa di San Francesco ed il Palazzo Malatestiano. Abbiamo deciso di spostare la manifestazione dalla pineta di Ponte Metauro alla Rocca Malatestiana, non tanto perché vogliamo fare un dispetto, vogliamo perché la città è più importante, ma essenzialmente perché vogliamo raccontare alla città e ai turisti i luoghi dei Malatesta. E quindi abbiamo iniziato nella pineta, siamo arrivati a una presenza di 10.000 persone, il picco dello scorso anno, e quindi abbiamo deciso in questo racconto di iniziare una nuova avventura, che è quella della Rocca Malatestiana. E quindi, come dicevo, trasformare la rocca non soltanto in contenitore, ma trasformarla in contenuto, quindi dargli il suo contenuto storico e raccontare ai fanesi la storia di quegli ambienti che noi abbiamo dentro casa. E quindi la scelta è stata quella di spostare la manifestazione alla Rocca Malatestiana, nella quale vi aspettiamo. Ed ora due notizie di sport. Trionfo in terra fabrianese per l'Aurora Ginnastica Ritmica Fano, che al Pala Guerriere ha vinto il titolo nazionale a squadre giovanili nella specialità 5 nastri. Il plurititolato sodalizio diretto da Paola Porfiri ha superato le padrone di casa della Faber e la Milanesi della Forza e Coraggio, grazie alle performance di Giulia Della Felice, Camilla De Luca, Sofia Garcia, Martina Pasquini e Giulia Sanchioni, seguite negli allenamenti da Letizia Rossi. E parliamo invece adesso di calcio a 5. Saranno l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportland per il calcio a 5 e San Cristoforo per il calcio a 7 le due formazioni che difenderanno i colori della città di Fano ai campionati nazionali CSI in programma a Montecatini Terme dall'11 al 15 luglio. Le due squadre hanno vinto ieri il titolo regionale con le finali che si sono disputate a Fano. Sportland ha superato in finale 4-3 il Cantine Riuniti e fa il paio con la conquista della Serie C2 di calcio a 5 avvenuta qualche settimana fa. San Cristoforo invece, nel derby tutto made in Fano, ha superato per 2-0 l'Atletico Bellocchi e in Toscana proverà a migliorare il piazzamento del 2013, quando arrivò seconda a livello nazionale. E adesso chiudiamo con un Amarcord, perché guardate queste fotografie, che ecco la prima in bianco e nero addirittura. Domenica scorsa 19 ex alunni della quinta elementare della scuola Poderino di Fano si sono ritrovati 50 anni dopo attorno al maestro Erze Baldelli per un momento conviviale trascorso tra aneddoti, ricordi e tante emozioni che hanno caratterizzato questo bel raduno d'altri tempi. Il telegiornale finisce qui, Occhio a Notizia torna domani come sempre alle 20.30, noi ci vedremo invece domani mattina alle 7.30 con Occhio ai Giornali in diretta alla rassegna stampa, tra poco Viaggio nella memoria, poi In cucina con lo chef e una sfilata di moda che abbiamo realizzato a Calcinelli di Colli al Metauro. Questo invece è il numero per le segnalazioni, grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.